Quali le tendenze sono le difficoltà più grandi in questo paese? Allora, le difficoltà più grandi del territorio di Sant'Elpidio a Mare, i primi sono i rapporti tra amministrazione comunale e società civile. Manca un effettivo collegamento tra quelle che sono le problematiche che l'amministrazione quotidianamente si trova a risolvere e le richieste e le esigenze effettive che vengono puntualmente sul tavolo degli uffici tecnici. In sintesi, manca una comunicazione trasparente, motivata, per cui il cittadino non ottiene quelle risposte nei tempi dovuti da quelle che sono poi le normative di riferimento. In primis, la comunicazione è l'elemento essenziale su cui si fonderà la nostra e la mia battaglia politico-amministrativa. Che cos'è che la può pensare che quelle delle scritte siano una difficoltà oggettive dal territorio? In primis perché quando sono uscito dall'esperienza di amministratore comunale la gente mi riferiva ed avvertivo proprio questo disagio, la mancanza di comunicazione tra l'apparato istituzione e gli esponenti che i cittadini stessi poi hanno eletto e hanno dato il potere di manovrare e gestire la res pubblica nel loro interesse e nel loro esclusivo bisogno. Per questo rapporto che ora è lacerato, per cui la città è spenta e in una sorta di sumiciocco, non permette alla cittadinanza di interloquire con gli uffici tecnici e allo stesso tempo di avere fiducia delle istituzioni, che sono poi il punto nevralgico della nostra vita politico-amministrativa. Quali sono le sue soluzioni in merito alle problematiche da lei sollevate? La prima soluzione da porre innanzitutto è quella di ritornare attivamente in maniera competente e senza pregiudiziali alcune in mezzo ai CIVES, in mezzo ai cittadini e riscoprire in loro quel senso di bisogno, quel senso di appartenenza alla vita politica per cui il bene pubblico è prima di tutto un'esigenza collettiva. Quello che oggi ho letto a proposito del messaggio del Presidente della Repubblica Napolitano è che i partiti devono togliere all'interno quel marcio che li condiziona nelle loro scelte. Non bisogna assolutamente pensare che i partiti stessi possano esplicare il loro mandato come oggi lo stanno ricoprendo. Bisogna eliminare quel marcio che permette ai cittadini di ritornare ad avere fiducia di quelle che sono le istituzioni per cui oggi loro sono stati nominati e sono nella parte di garanzia per poter effettuare le scelte dovute. Mi potrebbe descrivere qual è stata, secondo lei, a suo avviso, un'opera deleteria per il Paese realizzata dalle precedenti amministrazioni con giustificazioni in merito alla sua scelta? Nessuna scelta è deleteria per il Paese, perché quando viene presa sempre nell'interesse della collettività. Scrolliamoci di dosso innanzitutto le strumentalizzazioni politiche che vengono fatte. Qualsiasi scelta amministrativa ha il suo bisogno, qualsiasi scelta amministrativa ha le sue motivazioni e se viene presa in un determinato momento è perché la città in un determinato momento ha bisogno di quella determinata esigenza. Nessuna scelta è deleteria per la città. In euro, quante sono le entrate del comune corrente e quali le uscite? Tecnicismi a parte, non sono il candidato sindaco non è preposto a valutare quelle che sono ad oggi le entrate in euro e valutarle. So soltanto da informazioni prese del relato che nel bilancio di previsione 2013-2012, quindi che si è stato approvato nell'ultima delibera di bilancio, sono stati tagliati 600.000 euro di spesa corrente. 800.000 euro di spesa corrente a fronte di 600.000 euro di taglio dal governo centrale. Quali frequentazioni politiche e associative ha lei avuto fino ad oggi? Partiti, movimenti, associazioni? Nessuna esperienza, nessuna tessera di partito né associativa alle mie spalle. Sono e rimango un esponente della società civile che opera nell'interesse e nel bisogno dei 17.500 residenti della città di Sant'Elpidio a Mare. Allora, può farmi l'elenco degli altri partiti, movimenti e liste che appoggiano la sua candidatura? Nessun partito, nessuna associazione, nessun comitato appoggia la mia lista se non esclusivamente la squadra formata dai miei 13 candidati consiglieri e la mia lista civica ha un nome e si chiama l'Aurora a 7 stelle. Quali sono gli accordi che vi legano? In sostanza, che cosa vogliono in cambio del loro appoggio in ambito economico o politico? Non essendoci nessun'altra lista o partito di appoggio, mi affido esclusivamente alle nostre idee e al nostro programma politico-amministrativo. Ha un'idea per le persone che ricopriranno gli assessorati? Cioè le nomine di queste persone? Ancora no. Stiamo valutando sulla nostra squadra e sui nostri candidati consiglieri. All'interno ci sono delle professionalità altamente qualificate per ricoprire determinati ruoli altamente di responsabilità e allo stesso tempo di assessorati.
Quali saranno i criteri con i quali sceglierà queste persone? Quali saranno le caratteristiche che queste persone dovranno avere? Innanzitutto, in primis, la competenza, quella che io ho maturato e quella per cui io mi sono formato. Nessun amministratore può avere la presunzione di amministrare il bene pubblico senza avere competenze tecniche, didattiche, scientifiche, ma anche un'apertura mentale che gli permetta di analizzare quelle che sono le problematiche e cercare di trovare le soluzioni più adeguate in determinati momenti e soprattutto sempre relazionandosi con gli uffici. Ma ad oggi i criteri fondamentali sono quelli della competenza, della positività, della comunicazione e della formazione. Quali saranno le iniziative, mezzi comunque, manovre atte a garantire la corrispondenza da quando richiesto da lei? Non ci saranno manovre pregiudizievoli per quelle che possono essere gli interessi della formazione di una squadra. La squadra verrà formata con criteri che ho poc'anzi citato, che sono sempre l'insegna della trasparenza e della presunzione di responsabilità nell'interesse poi di una scelta che va fatta sempre verso una cittadinanza, per cui dobbiamo sempre avere quella metodica che ci permette di trovare le persone giuste, preparate nei momenti giusti e nei momenti dovuti. Allora, cosa pensa dell'opera che l'amministrazione... Nel caso di ballottaggi, lei potrebbe indicarci con chi cercherà apparentamenti o comunque con chi assolutamente eviterà qualsiasi tipo di accordo politico, il perché di questa scelta? La nostra lista civica nasce come lista che sorge spontaneamente dalla società civile. Siamo tutti personaggi che non hanno mai fatto esperienze politiche, tranne la mia politica levemente attiva con l'assessorato che ho coperto per 2 anni. Gli altri componenti sono tutti ragazzi e professionisti, quindi puri, che non hanno avuto tessere di partire né esperienze. Per questo, in caso di ballottaggio, sicuramente prenderò in considerazione i colleghi assessori che oggi ricoprono come me la candidatura a sindaco, quindi in primis il geometra Zarlocco Paride e Terrenzi Alessio, in quanto con loro riporto e ho ricoperto un ruolo all'interno della giunta Mezzanotte e ci lega anche un rapporto di stima, di fiducia nell'operato, ma sicuramente verrà presa in considerazione anche la candidatura di Rossano Orsini, in quanto come me si è staccato da quel sistema che più lo rappresenta e come me ha avviato questo percorso, seppur in maniera pregiudiziale, in quanto per lui sono note le sue esperienze di partito, ma oggi si è liberato di un fattore, di un peso, per cui possiamo intraprendere anche con Orsini un discorso di apertura nei confronti dell'amministrazione della città. Con Valentini non riesco ad avere un'integrazione, vuoi anche per un profilo anagrafico, ma vuoi anche per la non conoscenza della persona e quindi non individuandone le peculiarità umane, difficilmente mi resta difficile poi trovarne quegli equilibri all'interno di una maggioranza che ha una forte etichettatura di partito. Allora, cosa l'opera dell'amministrazione comunale ha cominciato nel periodo preelettorale? Mi riferisco all'ascensore. Nessun'opera effettuata dalle amministrazioni sono e devono essere valutate nell'ottica di una campagna elettorale, per cui l'opera va vista come un'acquisizione di voti. Potrebbe essere e potrebbe citarsi anche l'opera asfaltatore, il rifacimento della rete idrica in via dei Mille. Il mandato di un'amministrazione è iniziato con l'amministrazione Mezzanotte il 13 di giugno 2007, quando ci siamo insediati, e terminerà il 13 giugno o giù di lì del 2012 al termine del quinquennio. Al termine del quinquennio si possono operare in maniera legittima, in quanto siamo stati e sono stati, quando io sono uscito circa 3 anni fa, legittimamente eletti dai cittadini, e si avrà quindi la competenza per operare nel quinquennio e non vedo quindi pregiudizievoli, per cui soltanto l'opposità di alcuni e di molti forse residenti che sono stati abituati ed allenati a far sì che alcune opere vengano fatte soltanto per cercare il consenso elettorale, ma io le vedo in un'ottica a 360 gradi della realizzazione di quel programma politico-amministrativo che si snoda nei 5 anni, quel piano triennale di opere pubbliche che termina con la chiusura dell'amministrazione di Mezzanotte. Quindi nessuna pregiudizievole nei confronti delle opere che si stanno realizzando e si stanno portando a termine, sempre nell'esclusivo interesse e nel beneficio della città di Santa Pina. I giornali hanno dato la notizia della modifica del PRG nella contrada Sette Camini, Casette, che nei prossimi anni, attraverso la progettazione degli ingegneri di Della Valle, verrà
è stato proposto, è accettato e approvato un polo sportivo, una casa di riposo, un hotel di lusso, nuovi collegamenti viari e un ampliamento dell'area dirigenziale della DOMS. Cosa ne pensi di queste manovre? Le manovre dell'amministrazione, quando vengono prese in giudizio, vengono valutate queste opere di grande valore pubblico, per cui un'amministrazione è anni luce lontana dalla realizzazione delle stesse in determinati periodi, sono soltanto da prenderle come oro colato nella valutazione di quegli interessi diffusi che la cittadinanza sicuramente può beneficiarne da qui a 10, 20, 30 anni. Perché qui parliamo di opere di imponente valore, per cui il patron della valle, siamo onorati di averlo all'interno del nostro territorio, che può fare solo la ricchezza del nostro paese e dei nostri figli, che poi sono quelli che beneficeranno di queste opere e anche della nostra fascia più avanti con l'età, e quindi gli anziani, che dovranno avere quelle attenzioni che oggi difficilmente un'amministrazione pubblica con le risorse a disposizione potrebbe garantirgli con opere pubbliche di questo valore. Per cui ben vengano queste opere che vadano nel rispetto delle normative esistenti e cercando di toglierci di dosso quell'alone per cui ogni opera o ogni progettazione che venga realizzata dal privato abbia quell'alone di giusto arricchimento, di speculazione edilizia, non ci permettano in questi anni di avanzare, di andare avanti in un percorso che ci porti ad avere anche poi quelle aperture e quindi ci permetta di avere anche una vetrina nei confronti dei comuni di Vigno. Pubblicherà accordi in percorso successivo al ballottaggio per appoggiare le eventuali candidature? Sicuramente nel momento in cui si andrà al ballottaggio verranno presi in considerazione i programmi degli altri candidati e solo esclusivamente su quelli si valuteranno eventuali accordi. Certamente qualcuno dei candidati dovrà fare un passo indietro e ritornare sui propri passi, perché sicuramente mettere in atto un programma amministrativo simile ed identico a quello per cui oggi stiamo facendo campagna elettorale avrebbe significato una coalizione anticipata e quindi il raggiungimento di quelle intese che non ci sarebbero avuto nel ballottaggio. Chi ha gestito e organizzato la sua campagna elettorale? Il sottoscritto insieme al signor segretario particolare del sindaco Mezzanotte, Luigino Alessiani. Quanto ha speso per la sua campagna ad oggi e chi ha sborsato allora il denaro? Indicativamente la spesa che noi abbiamo monetizzato è intorno ai comprese di stampa tutto a 1.500 euro. È state pagate in parte dagli candidati consiglieri, dal sottoscritto, dal signor Luigino Alessiani, e in parte sponsorizzate da mio zio Bamar, Sergio Martinelli, che ha patrocinato, quindi ha sponsorizzato tutta quanta la parte delle stampe. La sede dove stiamo realizzando questa intervista è stata concessa gratuitamente dal proprietario dell'immobile per un mese e scadrà il 10 di maggio. Quanto ha speso? Ah no, mi scusi. In seguito leggerò delle parole e lei dovrà dire quello che le viene in mente in merito. Le ricordo che ha circa 7 minuti. Lavori pubblici. Migliorare la gestione ordinaria del bene pubblico e creare una squadra di pronto intervento per la manutenzione ordinaria e straordinaria e per le urgenze immediate per rispondere in maniera più tempestiva alle richieste e bisogni della cittadinanza. Bilancio e finanze. Mantenere i costi, mantenere il bilancio in pareggio, evitando di sforare il patto di stabilità, e sarebbe il principio fondamentale per cui ogni amministrazione dovrebbe lavorare. Ufficio stampa e pubbliche relazioni. Aumentare e potenziare questo settore in quanto la comunicazione per noi e per me è il tasto dolente e saliente per cui siamo scesi in campo e per far riprendere al cittadino la fiducia nelle istituzioni è fondamentale riaprire una comunicazione corretta e trasparente con la cittadinanza stessa. Cultura, spettacolo e manifestazione. È importante e fondamentale cercare di trovare quelle soluzioni e quegli eventi che ci permetta di tornare ad essere Santa Pia di Mare, una città che possa avere una vetrina non solo a livello delle frazioni ma soprattutto a livello regionale, quindi portare degli eventi che capti e acquisti un prodotto turistico maggiore. Urbanistica, pianificazione e trasporti. L'urbanistica deve essere sempre in equilibrio con quelli che sono i mutamenti sociali e ambientali, i trasporti devono cercare di privilegiare aspetti a basso impatto ambientale e quindi si deve cercare tutto di armonizzarlo con il nostro territorio, cercando di evitare scempi che fortunatamente ancora
noi non abbiamo creato, ma forse qualcuno nel passato si è visto bene di effettuare delle politiche preventive e di valutazione di impatto ambientale paesaggistico. Contenziosi. Eliminarli, evitare e cercare sempre di ricorrere alla figura del mediatore conciliatore per cercare nelle more di trovare poi quelle soluzioni con le aziende appaltatrici o con privati che permettano alla pubblica amministrazione di evitare questa spesa di bilancio in modo di avere all'interno un ufficio legale che cerchi di risolvere bonariamente e transattivamente le questioni. Sviluppo economico. Potenziarlo in maniera adeguata a quelle che sono le attività commerciali sul territorio, cercando di trovare anche occasioni o strumenti come noi abbiamo pensato nel mercatino delle erbe che permette in maniera itinerante 6 giorni alla settimana nelle varie frazioni di sviluppare e avvantaggiare il prodotto economico degli nostri agricoltori, cercare quindi di trovare poi quelle soluzioni anche con i fondi europei che permettono di accedere a delle progettualità che l'imprenditoria e lo sviluppo economico deve avere e soprattutto riqualificare il centro storico che per noi è la nostra cartolina, il nostro salotto della nostra città di Sant'Elpidio a Monza. Partecipazione della popolazione del paese. È fondamentale riprendere e riportare le persone non solo a vivere la città di Sant'Elpidio a Mare ma anche le frazioni attraverso l'individuazione di una campagna programmatica, di una manifestazione e degli eventi che insieme si possano confezionare per cercare di dare visibilità alla città di Sant'Elpidio a Mare per evitare che le frazioni vengano relegate soltanto nelle feste di quartiere ma che possano le feste nelle frazioni stesse far illuminare e quindi dirigere i proiettori della città di Sant'Elpidio a Mare in quella frazione, in quella settimana e non fare soltanto delle feste mere e quindi esclusivamente finalizzate al benessere soltanto dei residenti della frazione stessa. Sicurezza. È il nostro principio, è la nostra priorità quello di potenziare e riqualificare il corpo di polizia municipale in quanto il fenomeno degli eventi di microcriminalità oggi connessi agli mutamenti economici della nostra società ci porta necessariamente a far sentire il cittadino sicuro all'interno della propria abitazione, quindi potenziare il corpo di polizia municipale, dotarlo di strumentazione idonea e cercare di individuare e formare una pattuglia H24 nel territorio di Sant'Elpidio a Mare. Contro raggi. Per risolvere la problematica della viabilità intorno al plesso scolastico Baci. Centro storico. La cartolina, il salotto bene della città. Trovare quelle politiche che possano emergere e piano piano cercare, attraverso lo sviluppo di alcune fasi di progettazione, evitare il fenomeno della veicolarità del centro storico, ma cercare di portarlo ad una zona a traffico limitato. Ovviamente dopo la realizzazione di determinati step che vanno intrapresi in maniera progressiva. Casette. Uno sviluppo costante, non trasformare la frazione di Casette, è una frazione che si è sviluppata bene in tutti i suoi ambienti, bisogna potenziare alcune peculiarità, alcune situazioni, risolvere alcune situazioni di viabilità, che è la cosa più importante, alcune situazioni legate al sociale, agli aspetti delle strutture sportive e la progettazione di quelle che sono alcune opere di centri di aggregazione giovanili e la riqualificazione dell'ex consorzio. Luce? Ugualmente riqualificazione della piazzetta Luce, individuazione di una piastra e quindi di un'area attrezzata per l'evento sportivo e verificare nel piano regolatore uno strumento urbanistico che permetta l'individuazione di un'area artigianale dove le piccole e medie imprese possano convergere, ovviamente vicino al terzo casello, vicino al casello autostradale di Porto Sant'Elpidio. Cascinare? Il problema della sicurezza in questi giorni è molto dibattuto, è il rifacimento del marciapiede Fonte Mare che è in bella vista della nostra città di Sant'Elpidio a Mare, anche qui l'individuazione di un'area verde sportiva che possa congiungere il campetto di calcio della scuola insieme al terrazzamento della parte con un vicino annessa alla palestra e renderlo in maniera funzionale il polmone verde e attrezzato sia per i giovani sia anche soprattutto per gli anziani. Castellano? Castellano è lo sviluppo e la riqualificazione dell'area verde del centro del laboratorio laboratorio astronomico e allo stesso tempo con le disponibilità presenti anche individuazione e rifacimento della progettualità dei marciapiedi che è l'esigenza primaria di quella frazione. Mostrapiedi? Ovviamente l'asfaltatura della strada comunale che è quella peculiarità oggi fondamentale della frazione Mostrapiedi. Mi sono dimenticato qualcosa secondo lei?
Assolutamente no. L'unica cosa è quella di cercare di unire tutti insieme quelle che sono. A unire quelle che sono le nostre volontà per far sì che tutti i residenti della città di Santa Maria a Mare possano abbattere i campanilismi e allo stesso tempo parlare la stessa lingua, che ci permette di essere un comune nell'eccellenza della regione. Allora, noi in teoria abbiamo finito. Se lei vuol dire qualche cosa, cioè siccome che l'intervista è stata fatta a tempo, come abbiamo detto prima, lei ha un attimo, se vuole, come si dice, ritrattare meglio un argomento che magari non è stato preso, oppure vuol dire, vuol trattare un argomento che non è stato proprio citato. Quello che vuole lei. No, adesso penso che sia interessante. Come avevo detto, io mi lasciavo la facoltà di porre una domanda. E siccome è venuto fuori questo argomento che sarà sicuramente dibattuto, volevo sapere da lei se me lo concede, questa è una sua scelta, se ne vuole parlare o meno, di quello che ha sentito riguardo a questa intervista, perché io sono stato da qualche candidato sindaco, diciamo. Ma l'ha fatto già qualche candidato sindaco? Ormai sono quasi al completo. Il problema è che io ho avuto difficoltà iniziali per delle voci che sono circolate. Cioè, che significa delle situazioni non chiare? Lei ha detto che c'era un ragazzo con manie di protagonismo. Esatto, in che senso? C'era questo protagonismo, c'era questo, basta, non so, il merito non è che è andata questa persona, né, cioè c'era una situazione per cui non avevi dietro forse alle spalle un alone di trasparenza per cui era stato assicurante fare questa intervista. Ho capito. Non so adesso i mezzi di infusione, Una cosa, le persone da cui ha sentito queste, diciamo, voci sono anche candidati sindaci? Per correttezza. Ah, ok. Però senta, sono persone che stanno nell'ambito. Ok. Senta, una cortesia solo che vorrei chiedere, siccome non è un avvocato, io le chiedo scusa se lo sto facendo per mi potrebbe dare qualche suggerimento? Siccome che queste qui sono delle interviste che parlano su YouTube, lei volendo fra 2 settimane potrebbe, finita, se fosse sindaco o meno, la potrebbe citare in tribunale perché magari non l'avevo utilizzato per la privacy. La disensibilità. Esatto. Che cosa posso scrivere oppure che cosa posso scrivere? Proprio c'è uno stampato, un modulo, futuristica, nel quale si chiede direttamente i dati personali e la liberatoria. E come si chiama? Si chiama liberatoria dei dati personali, poi dice la prezzo, ma la puoi trovare tranquillamente in internet. Su internet, un modulo con il quale lei porta conoscenza che i contenuti verranno trasmessi esclusivamente online, verranno visti e pubblicati sul sito YouTube e tutto quanto, che ogni riferimento è soltanto esclusivamente nei riguardi della persona e delle azioni amministrative per cui è oggi in campagna elettorale, quindi il programma è stato effettuato, è stato pubblicato, per cui non c'è dati, trattamenti personali che vengono pubblicati, vengono pubblicate le idee programmatiche che poi stanno all'arco predoso. È una modulistica con la quale dà l'autorizzazione al trattamento dei dati. Allora, io devo cercare in pratica. Sì, modulo di trattamento dei dati sensibili e personali, il codice della privacy del 2016. Trattamento. Sensibili e personali. E mi dica una cosa, sì. Va bene lo stesso se, se io lo leggo, leggiamo e lui mi dà un'intervista, deve essere filmato e basta. Senta, io a tutti quanti. Però effettivamente non ci sono dati sensibili che vengono rilevati. Ma infatti è soltanto sul programma politico. L'unica cosa è la stampa, perché tu li metti sul sito online e sfrutti la mia immagine e la pubblichi, quindi ci potrebbe essere un uso terzo ed esclusivo. Ho capito. In quel caso ci sarebbe una sorta di copyright che dovresti essere colui che esclusivamente autorizza la persona ad essere pubblicata, quindi la pubblicazione dei dati quando viene messa in filo diffusione, cioè viene messa in video comunque video diffusione sul sito online, quindi è accessibile a tutti. Ma io ce l'ho, perché ci ho messo già 3 conferenze stampe mie. No, ma infatti in teoria non è che. L'ho fatta anche giornalista, quindi non mi ha fatto filmare nulla. No, ma infatti lo so, però. Ho fatto messo la Berlino con il reato e mi hanno pubblicato, l'ho messo pubblicata io, quindi tranquillamente. Se ti vuoi tutelare ulteriormente. Perché siccome che per queste.